Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Elden Ring. Bene, oggi andiamo a fare la tomba del conquistatore di Giganto al 100% e vediamo un po' cosa ci propone questo dungeon. Si apre, grazie. Quante insidie ci saranno, una dietro l'altra probabilmente. Quante volte morirò, non la prenderò conto. Cosa mi dai? Fiamma, proteggimi. Fiamma, proteggimi. Scusate, però ne avevamo uno similare di incantesimo. Vediamo un po', deve essere qua. Ah, ok, una l'accumulo di avvelenamento malcescenza, l'altra invece era quella lì che aumenta l'ultimamente la resistenza al danno del fuoco, che non ci interessa. Benissimo, ok, andiamo. Siamo fast, sì, c'è mid. Andiamo di qua e prepariamoci al peggio. Vediamo se riusciamo a metterglielo di dietro. Ma ci avete fatto prendere un cazzo di signore, non si fa così! È da maleducati! Sì, venga! Glielo do indietro volentieri. Ah, ma questo c'ha un backtracking da panico! Vabbè, però, porca troia. Ok. È iniziata proprio bene la instance. Vabbè, però adesso ci rimettiamo a posto. Andiamo qua. Perfetto. E poi da qua. Dovevamo prendere una runa aurea 11, non mi ricordavo più, scusate, che si prende qua facendo una brutta cosa, cioè questa. Ok, almeno così ci siamo rifatti della fatica. Poi andiamo di qua, che però forse è meglio fare, vedete, è quello che mi premeva, forse è meglio andare qua, no, di qua, per combattere contro questi qua, che noi qua dentro siamo sicuro, cioè nel senso, appena vengono. Perfetto, facciamo così e ci rigeneriamo. Perfetto. Ecco, così almeno sono, non sto più tranquillo, dai, facciamo così. Oh, porca troia. Questa sinceramente non so come affrontarla. Va bene. Salve. Che bello. Allora, vediamo un po'. No. Perfetto. Vediamo se riusciamo a mettergli un culo. Ok, una cosa del genere. Vai. Direi che ce l'ho fatta. Quanto mi sta sul culo quella. Ok, adesso dobbiamo prendere due convallari. Una qua. E dobbiamo fare un po' di giochetti, perché qui è un casino. Va bene, adesso prima convallaria qua, la seconda è giù di qua a sinistra. E la prendiamo e torniamo subito indietro. Dobbiamo tornare sopra sul cerchio, perché qui ovviamente ci sono le ambush da panico. E insomma, sì, sarà un casino. Questa mi sembra bella prepotente, una 9. Salve. Oh, grazie. Lei è stata molto gentile a farmi una cosa del genere. Ok, venite. Vabbè, lo sapevo che prendevo l'altra, facevo prima. Solo che è stato rischioso, perché il lock qui funziona sempre a culo. Venga, venga, signore, non sia timido. Ma dove cazzo va? Ma questo è scemo in culo. Beh, ormai è andata. Tac. E siamo a posto. Una volta che si sono rivelati la luce, possiamo anche andare a prendere in colonia, insomma. Ok, adesso dobbiamo andare qua, dove c'è questo rumore assordante in continuazione di sto coso, e gli spariamo una freccia. Ok. Poi sarà funzionante? Non ha funzionato? Come mai non ha funzionato? Sì, ha funzionato. Spero. Ok. E qui stiamo attenti. Salve. Ma lock, grazie. Grazie. Ma qualcosa o no? È confuso. Ok. Ecco qua, il signore è stato servito. Ottimo. Finora si vede sotto la gonna, si copra. Ok, adesso dobbiamo andare verso qua e andare a sinistra.
Poi a un certo punto qui ce lo metteranno, nel senso che arriva qualcuno che non è molto carino. Quindi facciamo così. Salve. Lui ci crede sempre, eh. Ecco qua, a posto. E questa è andata. Poi dobbiamo salire le scale e andare qui. Perfetto, attivare questo. Perfetto. Poi dobbiamo salire dentro un ring, dentro un anello, un cerchio. Scusate, non mi veniva il nome. Qua. Così. Perfetto. Adesso attiriamo la gente. Attiriamo la gente. Ecco qua. Porca la vacca. Signore, mi ha spaccato il culo. Eccoci qua. Perfetto, grazie. Lei è molto gentile a ridarmi tutta la vita. Faccia. Grazie. Perfetto. Fatto ciò, possiamo andare a prendere quest'item. Sperando che non ci siano altre sorprese. Ecco qua. Portacero. Ah, il portacero del venerato. Scusate, ma la mia dislessia a volte è peggiore, insomma. Forza e fede, non possiamo usarlo, però comunque fa danno da fuoco, che per carità sarà anche buonissimo. E mi sa che è anche abbastanza veloce. Però, comunque sia. Niente. Ok, torniamo pure indietro. Qui si è rimesso giù. Andiamo qua. Stiamo attenti perché ci sputerà, eh. E se ci sputerà... Ok, andiamo qua. E qua prendiamo questo ascensore, sperando che non ci sia nessuno. Ah, no, c'è un bel fiorellino da prendere, lo prendiamo. E qui ci sarà veramente da ridere, cioè... Più che altro da piangere, però ci proviamo, dai, tanto alla fine... Cosa ci costa morire? Ok, andiamo a far così, no? Qui è chiuso, quindi facciamo così, poi facciamo così. Lui ci attiverà la lusa qua. Qui. Questo. Perfetto. Esatto. Adesso noi dobbiamo attivare la leva qua. E ci sarà un simpatico e carino dal pelo bianco bianco. Ci farà un culo da panico. Beh, il succo più o meno quello era. Però dobbiamo andare qua. Dirgli ciao. Vediamo se risponde al saluto. Salve signore, sono qui per... Ho portato un pacco per lei. No. Ha detto sto venendo. Cioè nel senso buono. Adesso lui verrà qua. E io non saprei come fare. A meno che non provi così. Ok. Ok. Ce l'abbiamo fatta. E da qualche parte si è aperta una porta. Il problema è che adesso ci saranno cazzi da cacare, saranno pure i miei. Allora, dobbiamo prendere... Oh, mamma. Allora, tiriamo qui la leva, che è meglio. E andiamo qua, che è meglio. E vediamo dove andare. E vabbè. Ci volete fare, ma è così. è quello il problema. C'è porca vacca, io non lo sopporto. Lui è più forte di me. E comunque sia. Salve. Io ci riprovo, eh. Se magari vieni qua. Bravo, venga qua. Venga, venga. Non sia timido. Proviamo così, vediamo quanti danni riusciamo a fargli. Se riesco a stunnarlo, col cazzo va risposto. Vediamo anche qua così. Dai, dai. Ormai è rimasto poco. Se gli sputavo in faccia gli attaccavo l'ebola. Sono sicuro che l'avrei ucciso, eh. Odio il gatto. E vabbè, ci riproviamo. È stato un casino arrivare fino a qua perché devo ricordarmi la strada. E ho fatto un sacco di combattimenti. Ok. A sto punto lo affronto normalmente. Vediamo bene. Dai su. Ah, non ce l'ho fatta.
Dai, entra. Mi fa incazzare sto gatto. C'è niente da fare. Ok, sta entrando. No, non è entrato. È entrato. Cazzo, io ero... vaffanculo, gatto di merda. Ma che ti venisse un cazzo nel culo, stronzo. Che si può essere più bastardi di lui? Ecco, io ho rollato, ma ovviamente non a sufficienza. Ah, che cazzo. Ecco qua. Olè. E questa è andata. Mamma mia, ma quanto potente devo essere per riuscire a ammazzare quel cazzo di gatto. Poi, da qui. Oh, porca troia. Allora, intanto prendiamo la convallaria che è qui dietro. Ma che cazzo di distance, madonna. Allora, di qua, convallaria, perfetto. La 9 che è ottima. E adesso c'è da ridere. Dobbiamo attirare il signor stronzio. Ok. Proviamo di nuovo con questa. Adesso io non lo so neanche. Sento che fa dei salti. Salve, signor stronzio. Ok. Vediamo se riesco a fare qualcosa, perché io ne dubito fortemente. Infatti, ho un male cane. Ok. Ok, mentre lui fa tutte le sue giravolte, io magari... cioè, io... vedete conto che mi sta prosciugando l'anima? Sto gatto di merda! Ok. Guardatevi che roba. Vale. Ok, prendiamo la convallaria. Magari rigeneriamoci un attimo. E siamo a posto. Poi. E qua c'è da fare altro. Vediamo un po' cosa da fare. Ci sono persone veramente orribili in questa instance. Vabbè, adesso dobbiamo salire ed andare da un'altra persona orribile, appunto. Speriamo bene. Spero di riuscire anche a rigenerarmi prima o poi con le fiaschette, perché sennò è un casino. Allora, questo non lo so come affrontare, quindi vediamo. Vediamo se c'è qualcun altro che non vorrei che mi spaccasse il culo molto più potentemente. Non penso che si possa fare alle spalle questo. Però magari così. Ok. Perfetto. Ah, io mi hai spaccato solo il culo. Ok. E niente. È riuscito a prendermi tutte le volte, è incredibile. Ma che cazzo di tracking c'ha? Vabbè, anche il lock ci si mette. Che me lo perde. Ok. Aia, aia, aia. Aia. Aia, l'ho preso tutte le volte in faccia, eh? E questa sarà la seconda volta che lo prendo in faccia. Ok. E niente. Sono riuscito a prenderlo lo stesso. Porca di que... Boh, a sto punto viene da pensare che non ho le armi adatte, perché non è possibile che mi bagattino così tanto. Oh, porca, poi ho sbagliato anche strada. Sono salito dalla parte sbagliata, che bello. Al gatto dovevo girare di là, non di qua. Adesso mi faranno un culo da panico. Devo salire di qua, probabilmente. Sono salito di là. Ci vuole pazienza. Ok. Sembrava un po' alto, però ho detto, boh,
Magari mi sbagliavo. Vabbè, andiamo di qua. Che è stato un casino ritornarci, eh. Mica peraltro. Allora. Ma non è neanche per le anime, solo che io non so come affrontarlo proprio. Ok, proviamo così, vediamo se magari lo stun o qualcosa del genere. Ok. E se lo stunassi... Oh, guardate quanto cazzo di male mi fa. Qualcosina gli faccio, non so proprio niente, però... Ok, l'ho stunnato. E vabbè. Niente, niente, non riesco a schivare. Ok. Vai. Avercela. Ma guardate dove cazzo è andata a mettere. Ok. Fatta. Vai. Poi, pazienza, va. Prendiamo quest'item. Oh, sigillo gigante. Cioè, boh, sigillo gigante deve essere un sigillo gigante proprio. Quanto potenza degli incantesimi della fiamma giganti, dei giganti. Che vuole? Quanta fede? 14, per neanche tanta. Ok, prendiamola con Vallaria. E tanto adesso... porca vacca. Ok, adesso andiamo dritto per dritto e ci buttiamo. Solo che adesso ci saranno i gatti, porca vacca. E vabbè, è andata così. Qua non dobbiamo andare, stranamente. Poi andiamo di qua. Andiamo di qua e ci dobbiamo buttare giù qua. Perfetto. Adesso... Non ricordo se è qua o là, scusate. Adesso mi metto un attimo qua. Ok, in fondo, in fondo, in fondo, a sinistra. So che adesso c'è quel gattone. O c'è anche l'altro. Vediamo un po' se riesco a... Vai! A schivarlo. Vai, adesso qui mi prenderà sicuramente. Vabbè, non ce l'ha fatta. Meno male. Spara, spara. Oh, porca vacca. Andata così, va. Andiamo su. È una scala molto lunga. Ma proprio tanto tanto. Eccoci qua. Adesso vediamo cosa fare perché non ho idea. Adesso dobbiamo andare al boss che sarà un... Non un dito, ma un palo nel culo. Proprio una roba sepolcrale proprio. Ma porca vacca. Che cazzo c'è? Un item lì? Cioè, è impossibile che sia un item... Spero non sia un item, no, sarà un glitch o qualcosa, perché mi sembra strano. Allora, andiamo pure. Qui non è che c'è qualcosa, no? Qui non c'è niente, perfetto. Questo l'abbiamo già fatto. Qui c'era il gigante, perfetto. Oh, siamo arrivati dal gigante. Poi prendiamo, qui non c'è niente. Andiamo. Qui c'è una convallaria gigantesca. Una roba proprio allucinante. Eccola qua, la 9. Cioè, la 9 è bestiala, insomma. Adesso scendiamo giù qua. Qui ci sarà Marica, quindi almeno continuiamo da qui. Oh, un bacino, piccolina. E adesso andiamo giù a vedere come fare. Io ho per sbaglio usato quella, vabbè, pazienza. Usiamo questo. Ok, ci siamo? Siamo pronti a morire? Dunque, è veloce questo, quindi io andrei con questo. Ok, vai. Facciamo così. E poi così. Questo è molto veloce e anche molto stronzo. Perfetto, è servito molto. Sono contentissimo che come al solito sfruttirla. Ecco qui. Vedete qua, perché mi sta sul cazzo che ci sono i boss che sono facilissimi e i... E invece quanto riguarda i mob che sono dentro l'instant sono infestati. Cioè, veramente un casino. Allora, spada curva di Oh, questa potrebbe essere la mia prossima arma. Poi, maschera di Zamor, corazza di Zamor, fascetta di Zamor, vabbè, Zamor, il set. Vediamo la, la testa prima, no, magari la corazza che forse mi interessa più di tutte. Zamor, adesso lo troverò, Ma neanche, sì, ha moltissima robustezza. Tutto il set ha una robustezza esagerata, ma la robustezza serve per resistere all'assideramento e al congelamento, da quello da non allungare la barra e così non morire. Però non è il mio caso. Anche questa ha molta robustezza, quello che ho io, quindi mi tengo questa. Poi vediamo la arma.
che mi sembra una veramente potente. Beh, pensavo meglio. Per carità, danno da massa sicuramente, bisogna vedere quanto fa. Sì, bella, però non è così veloce come pensavo fosse. Alla fine è più o meno come questa. Anzi, questa è più veloce, quindi... Va bene, sì, poi è pesante un accidente, perché pesa la bellezza di 9 kg, quindi insomma. Va bene, pazienza. Comunque con dei mob trash così potenti mi aspettavo un boss da panico, invece è stata una vera delusione. Non è stato all'altezza dei mob che c'erano, questo è quello che mi dispiace, perché fai dei mob trash meno potenti e il boss è equilibrato, no? Una roba così. Vabbè, andiamo a finire qua, un attimo. E abbiamo finito la cosa al 100%, quindi indeciso salutandoci qua, ragazzi, come al solito. Lasciate un like e un commento se vi piace la serie, fammi sapere cosa ne pensate. E vi aspetto sotto la cima. Ciao ciao!